Buongiorno a tutti, oggi sono sopra Courmayeur, sopra la baita dell'Hermitage ed è il 10 di ottobre. L'itinerario di oggi è quello di andare a bivaccare al bivacco Pascal, sperando di non arrivare a gattoni da pensionato. A dopo. L'autunno sta prendendo dei colori che sono fenomenali, eh? E fa ancora caldo. Guardate che meraviglia. Tra un po' anche i pini cambieranno colore, per il momento solo gli arbusti. Una meraviglia. Chi viene a fare questo percorso si carichi pure di acqua a dismisura perché è un monte asciutto. Tutti i canaloni sono asciutti e ci sono dei bei montanti anche da fare, ci vuole una gamba. A dopo. Eccoci al colletto. Adesso viene il bello. Fino qui, anche se montava, era un po' acqua di rose. Adesso, praticamente, il Colle di Liconi è quello là, ragazzi. Una montata spaventosa. Mamma mia. Però sto ancora abbastanza coi tempi, eh. Se riesco a prenderla bene. Il vecchietto magari arriva su ne ancora, a dopo. Una panoramica, tanto che ci si riposa. Sotto c'è Courmayeur, per intenderci. Non c'è una nuvola, speriamo che tenga. Magari nel pomeriggio qualche cosa. Brincato la giornata giusta. Di qui si intravede il sentiero del Consapin, che è là, che anche qui è un'altra bella di quelle montate stroncanti. E io devo armarmi di coraggio e arrivare fino là. Che quello è solo il colle. Poi non è ancora finito. Ce n'è ancora parecchio. Vediamo come arriviamo al colle, a dopo. Ci siamo quasi, all'uscita. Ci siamo all'uscita. Adesso un'oretta, no, un'oretta no, un quarto d'ora qua. Questo è il gran lago che c'è sotto, il vallone che sale da Murci. Infatti qui ti dice Zapì e Tortoi da Sus. Mentre invece io devo salire di qui, ma adesso mi riposo un po'. Sono ancora 300 metri. Se non vado errato, dovrebbe essere quello, là sopra, il testo di Liconi. E ci sarà ancora 300-350 metri. Al sole, perché dopo 4 ore, tutto all'ombra fino al colle, finalmente mi sono messo al sole. Un po' di panorama. La giornata fino adesso tiene. Vediamo. Giornate così in autunno le conti. Va bene, un po' di riposo, a dopo. Ci siamo quasi, ultimi 100 metri. Ultimo pezzo da là sotto, dura, dura. A passo stanco, un quarto d'ora, 20 minuti ci arrivo, a
A dopo. Arrivo in diretta. Dopo 5 ore qualcosa. Da pensionato. Una meraviglia. Tutto in muratura. E il panorama, ragazzi, è stupendo. Chissà la sera che bello col tramonto. Adesso finalmente riposo. A dopo. Vediamo sto rifugio. Lo apriamo. C'è la luce accesa. Visto qui, le ciabatte non mancano. Qua l'offerta non disponibile, pazienza, chiusa. Qui ci sono le offerte. E qui c'è il tavolo con un gas, una cucina. Bello, tutto in legno. E ci sono parecchi posti a dormire con una miriade di coperte. Se sapevano portavano anche il sacco a pelo, un chilo in meno. Bello, devo dire che è un bel rifugio. E poi c'è il cambiamento d'aria, si sente. Qui alla memoria, ce ne sono tanti alla memoria qua. Ragazzi miei, la montagna, se non fai attenzione, qui ce ne sono altri la memoria. Anche questo, accidenti. Bene, mi piace. Stanotte andò a ripartire freddo e panorama alla finestra, si vede bianco, meglio di così, a dopo.
Questa invece è la cuccia di stanotte. Spero di dormire bene. Il locale è bello. Dalla testa di Liconi il suo colle da dove comincia a montare là, dove più sotto c'è anche il lago di Liconi, salendo da Morge, ed è un bel tiro arrivare su. Comunque è andata, adesso domani mattina sarà tutta discesa qui. Passare la serata qui e vedere il tramonto è una cosa eccezionale, probabilmente. Per me è la prima volta al tramonto, allora. Filmiamo il tramonto qui dal bivacco Pascal, testa di Liconi, che non è da tutti i giorni. Sullo sfondo c'è il Gran Paradiso, sulla sinistra c'è la Grivola. Ora sulla sinistra c'è l'Emilius e la Tersiva. Adesso mi sposto. Qui sotto c'è il bivacco, sopra c'è tutta la testa di Rutor, con la testa del Rutor sullo sfondo. Di là siamo in Francia. Qui c'è il sole che batte, quindi non si vede molto. Questo è il bianco. Il dente del gigante. Il grande Jorasse. E finiamo con la catena del bianco. Beh, un bivacco in alta montagna con la luce la sera e una finestra che dà sul bianco, non male, eh? Tra l'altro sono da solo, quindi stanotte si dorme da pascià. A domani. Purtroppo l'alba è un po' più deficitaria del tramonto, anche se è bella da vedere così, il sole nasce dietro questa piramide, per cui si vede così cos'ha, ad esempio la Grivola è oscurata, anche il Gran Paradiso. Si comincia a intravedere un po' di sole sul Rutor. Mentre invece di qui
tutte le punte più alte stanno già albeggiando. A parte la guilla di Midi là in fondo, mentre il gigante albeggia, e anche la punta Valca delle grandi Jorasse. Bene, dall'albeggiare è ora di scendere. Lasciamo quest'angolo di paradiso, che tra l'altro non so se ci tornerò ancora. Lo consiglio di venire qui perché tramonto e alba sono una meraviglia. Vi faccio una panoramica adesso. Qui sta albeggiando dietro. E di qua dietro abbiamo il bianco. Bene, cominciamo a scendere adesso. A dopo. L'itinerario di discesa sarà quello della salita fino all'Hermitage, alla baita dell'Hermitage. Quello che resta di un lago, tra l'altro era anche grandicello, è rimasto uno stagno. Accidenti. C'è una mamma con i due piccolini. I primi stambecchi, no, sì, stambecchi, se ne stanno andando. Solitamente qui hanno detto che ce n'erano tantissimi e io non li avevo ancora visti. Eccoli lì. Adesso mi stanno controllando. Eccoli lì, coni, ci sono arrivato. Questo è praticamente l'unico sole che prenderò dalla discesa, perché qui il marciapiede fino all'arrivo è tutto in ombra, fin sotto all'Hermitage. Adesso facciamo una foto all'enorme lago di Liconi. Eccoci usciti. Da questo canalone maledetto fino là sopra. Anche scendere impegna la gamba. Salire poi, ne parliamo. Un'ora a salire ieri, mezz'ora a scendere oggi. Adesso c'è un po' di traverso a riposo. A dopo. Che bei colori autunnali. Peccato che non ci sia il sole che riaccende. Tutti arbusti che cambiano di colore. Una meraviglia. Vabbè. A dopo. Bene, anche questi 2 giorni al bivacco Pascal è andato a termine e lo consiglio molto, perché su è molto panoramico e alla sera c'è un panorama con il tramonto eccezionale. Portatevi dell'acqua perché è una montagna asciutta, parecchia, perché su non ce n'è. E tra l'altro è molto rampicante, quindi ci vuole un buon allenamento per fare tutto l'itinerario. Se è piaciuto, alla prossima.